Oggi vi presentiamo una soluzione per poter stampare etichette a pieno bordo senza quegli sgradevoli margini non stampati sul bordo dell'etichetta. In questo caso abbiamo creato una fustella di etichetta che non richiede impostazioni particolari e calibrazioni attente della stampante, perché praticamente in questo unico grande rettangolo sono incluse tre etichettine. Come vedete le sto separando dalla siliconata e quello che rimane attaccato alla siliconata, che noi chiamiamo matrice, ci consentirà appunto di avvicinarsi infinitamente con la stampa al bordo dell'etichetta e addirittura di superarlo, così da non avere in fase di stampa sgradevoli contorni bianchi non stampati. La possibilità di raggiungere completamente e perfettamente il bordo dell'etichetta può essere utile sia per realizzare un fondo completamente pieno, ma anche, come per esempio in questo caso, per distribuire delle zone di colore in punti particolari. Quindi le nostre etichette vengono stampate e poi, per l'applicazione manuale, avremo un'etichetta perfettamente stampata. Normalmente le etichette, quando vengono prodotte tipograficamente, viene prima effettuata la stampa e poi il taglio successivamente, in modo che il taglio viene immerso assolutamente e certamente all'interno della stampa. Quando invece si stampano le etichette con una propria stampante d'etichette, l'etichetta normalmente, che sia grande o che sia piccola, viene percepita dalla stampante attraverso il gap, cioè lo spazio che c'è fra un'etichetta e l'altra. Quando la stampante supera il gap, comincia poi a stampare, secondo dei suoi parametri e delle sue impostazioni. In questo caso, sia per quanto riguarda l'inizio stampa, sia per quanto riguarda la disposizione sui margini laterali, abbiamo questa matrice che ingloba le nostre tre etichette e assorbe gli inchiostri che altrimenti andrebbero ad adagiarsi sulla siliconata, che è un materiale che non li trattiene, anzi li farebbe migrare, rischiando anche di sporcare tutto il rotolo di etichette nel successivo maneggiamento. Quindi questa tecnica di fustella dentro un'altra fustella può essere fatta su vari formati di etichetta. Per esempio, qui in questo caso avevamo ricavato addirittura questa forma di etichetta con sigillo. E anche qui avevamo trovato la stessa formula per dei sigilli. Ecco qui il nostro sigillo e la matrice che prende il margine di sanguinamento oltre il bordo dell'etichetta. Quindi, se siete interessati ad una soluzione di stampa a pieno bordo senza preoccupazioni, contattateci.